ritrovati amici del Gusto Relativo, siamo ancora al Vinitaly 2016, non ce ne vogliamo andare più, siamo in compagnia di Federico Lombardo di Montegliato, titolare dell'azienda Firriato. Ciao Federico, ben trovato. Buongiorno a tutti. Ecco Federico, ci racconti in breve quella che è la tua azienda, quella che è anche l'idea tua di interpretare il vino. Certamente, allora Firriato ha un suo mondo che noi chiamiamo terroir autentico. Non tutti sanno che la Sicilia è un vero e proprio continente vitivinicolo, fatto di tantissimi scenari pedoclimatici differenti. Si va dalla viticoltura di montagna nell'Etna, c'è tanta viticoltura collinare e poi ci sono le viticolture isolane, di mare, Mantelleria, l'isola di Favignana, eccetera. Il Firriato le copre tutte quante, con 380 ettari di vigneti completamente in regime di viticoltura biologica certificata. Oggi assaggeremo due vini. Il Gaudensius, che è un metodo classico, e quindi andiamo in montagna, siamo sull'Etna, i vigneti sono a circa 700 metri di altitudine, siamo sul versante a nord-est dell'Etna. E questo è un metodo classico fatto in purezza da uve Nerello Mascalese. Beh, molto interessante, sicuramente non sempre, non da tutti i giorni si assaggiano questi prodotti qui, soprattutto spumantizzazioni come questa qui da Nerello Mascalese, metodo classico. Certamente, ma è un Etna ad hoc spumante, perché c'è una tradizione di spumantizzazione di Nerello Mascalese sull'Etna e si presta anche molto bene. Sicuramente uno spumante molto molto fresco. Sì, ecco la caratteristica di cui si parlava prima, è proprio questa sua, diciamo, poca intensità nasale, ma poi quando lo metti in bocca c'ha questa fresca, freschissima, fresco vivo direi, acidità, che per chi, ne conosco tante di persone, ricerca l'acidità negli spumanti, sicuramente questo è uno dei migliori assaggiati fino ad ora, perché solitamente si diciamo bypassa la caratteristica acida degli spumanti, soprattutto metodo classico, per poterla, diciamo, sostituire ad un'intensità nasale che richiama ovviamente i terziari, i lieviti, le croste di pane, cosa che questo ha sicuramente, una punta di crosta di pane, quindi lievito, e sicuramente soprattutto questo erbaceo direi, che richiama sicuramente la terra siciliana. Ecco, no, anche perché noi volevamo che nel bicchiere questo spumante fosse varietale, si sentisse il Nerello Mascalese. Il Nerello Mascalese ha esattamente queste caratteristiche, la forte acidità in bocca, l'eleganza, e ci dà la possibilità di fare questo spumante con un bellissimo caratteristico. Infatti, in bocca, perlage fine e persistente, molto elegante devo dire, e questa, acidità che è veramente fantastica, cioè un'acidità che rende il vino bevibile in tutto e per tutto, assolutamente un metodo classico da assaggiare, soprattutto perché è un metodo classico, te lo ripeto, molto ma molto diverso dalla maggior parte dei metodi classici che siamo abituati a bere. Possiamo secondo me passare al secondo vino. Il secondo vino che vi faccio assaggiare è il Celes Nero d'Avola, è un Nero d'Avola biologico, cambiamo zona, andiamo nella zona sulla Sicilia occidentale, quindi nell'agro trapanese. Questa è la nostra versione biologica del Nero d'Avola. Qui ovviamente l'azienda opera completamente nel genere. Qui ovviamente siamo in presenza di un altro tipo di vino, non peraltro è un vino rosso. Vengono fuori ovviamente note fruttate, piccoli frutti a bacca rossa e a bacca nera, penso la ciliegia, penso anche un po' di mora, penso anche un po' di fragola, a dir la verità, c'è anche un po' di fragola, esatto, che arriva fuori, e sicuramente anche qui una punta di speziatura che rende il vino in generale tutto più completo rispetto, diciamo, solamente al fatto di avere solo la parte fruttata. Assaggiamolo, secondo me è interessante. È molto ampio e anche abbastanza persistente. Sì, nonostante mantiene la sua freschezza. Persistente, esatto, mantiene la sua freschezza, ha un bel tatto, pur mantenendo questa una freschezza in bocca, e devo dire soprattutto una cosa molto importante ed interessante è questo tannino, che è un tannino molto fine, molto elegante, molto levigato sicuramente, che non aggredisce assolutamente le parti più morbide della bocca, penso al gengive, cosa che generalmente è a volte non controllate in alcuni vini che spingono di tannino. Diciamo Federico, se tu non hai, diciamo, altro da raccontarci, va bene così. Io ti saluterei. È stato un piacere. Ti ringrazio, viva la Sicilia, viva il vino e viva i vini buoni. Insomma.